Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video extra. Ogni settimana ve ne sto portando uno differente. La settimana scorsa si parlava un po' della mia vita. Questa settimana vi porto una rubrica che solitamente portavo su Extra Falco, ma che voglio sperimentare anche qui sul canale principale, che è dedicata a ciò che si trova su Netflix. Io e Elisa guardiamo tantissimo Netflix, per cui ho pensato di portare questa rubrica raccontandovi e consigliandovi ciò che abitualmente ci capita di vedere su questo servizio. E questa settimana ho scelto per voi tre produzioni molto diverse fra loro. Parliamo di una serie TV, di un anime e di un film, che però mi sento di consigliarvi per ragioni ovviamente molto diverse. La prima è Suits. Suits io non l'ho ancora finito di vedere, sono 5 stagioni, in tutto sono 6 da quel che so, su Netflix ne trovate solamente 5, ed è una sorta di possiamo definirlo un legal thriller, però non è la cosa tipica alla CSI o alla Law and Order, in cui il fulcro dell'azione sono i casi da risolvere, i casi in tribunale, eccetera. Qui i protagonisti assoluti sono i personaggi, tanti personaggi, tra avvocati, segretarie, imprenditori, insomma, c'è un ricco universo di personaggi, ognuno di essi ha le sue sfumature caratteriali. È una serie che mi ha appassionato particolarmente per il carisma dei protagonisti, le storie che ruotano intorno a questi personaggi e anche un po' tutte le faide interne che si creano in uno studio di avvocati. È una serie appunto che ha come protagonista su di loro due. Lui è un grande avvocato, quello di destra, quello di sinistra non lo è, ma scoprirete bene cosa intendo solamente vedendo. Non voglio raccontarvi nulla, non voglio rovinarvi nulla, vi dico solamente guardatelo, perché se vi piace il mondo della legge e vi piace l'idea di vedere un po' una sfumatura diversa di questo universo, Suits sicuramente vi soddisferà. Quel che è certo è che chiunque dovesse studiare legge in questo periodo della sua vita e dovesse vedere questa serie probabilmente abbandonerà legge di netto. Ma comunque, al di là di questo, dopo Suits ci tengo a consigliarvi una serie che poi in tanti mi avete consigliato a me, che è One Punch Man. One Punch Man racconta la storia di questo supereroe più forte del mondo, può uccidere chiunque con un solo pugno, ma in mancanza di avversari alla pari, il tedio e la noia sono i suoi peggiori nemici. È veramente l'antieroe per eccellenza, un eroe che per certi versi non è consapevole di esserlo, un eroe improbabile, perché diciamo che non se la crede affatto, ma tenta disperatamente di dare un senso alla sua vita, e ha questa peculiarità per cui riesce a eliminare qualsiasi avversario con un solo pugno. È una serie veramente folle, il nonsense più assoluto, ma è divertentissima. Io l'ho trovata veramente appassionantissima, l'abbiamo bruciata nell'arco di 2 giorni, io e Elisa, tutta la serie, ci ha veramente catturato come poche altre cose al mondo, divertente, scansonata, ha i suoi momenti seri, i suoi momenti in cui fa riflettere, i suoi momenti in cui colpisce magari a livello emotivo, e ha delle gran belle battaglie. Diciamo che si conclude un po' sul più bello, per quella che è stata la mia esperienza. So che c'è un fumetto che non ho ancora letto, però comunque la serie è veramente molto molto soddisfacente, e ci sono in tutto, non so quanti episodi sono, 12, ecco appunto, 12 episodi che vi terranno occupati, non per tantissimo, ma sicuramente saprete dirmi che vi ha fatto una buona impressione non appena la vedrete. E l'ultimo film, che adesso parliamo di film, abbiamo fatto una serie anime, una serie molto lunga, parliamo di un film horror che si chiama Quarantena. E voi direte che è? Mi ricorda qualcosa, sì, vi ricorda qualcosa, perché è il remake americano di Rec, con la sorella di Dexter, se ve la ricordate. Seguendo i vigili del fuoco, una giornalista e il suo cameraman si trovano intrappolati con un terribile assassino in un palazzo in quarantena. Se avete visto Rec non avrete sorprese, la trama è para quella di Rec, non ci sono variazioni sul tema, però l'ho trovato comunque gradevole. È un altro modo di raccontare una storia secondo me bellissima, una delle più belle che si siano viste negli ultimi anni in quanto a horror. Penso che Rec sia una delle serie horror più belle degli ultimi anni, a parte il quarto, ma magari ne parleremo più avanti. Per cui ve lo consiglio caldamente, se vi piace ovviamente il genere. Parliamo di un film molto tosto,
per stomaci forti, anche questo qua. Ma sicuramente se vi piace il genere vi divertiranno un poco. Poi lei è un'ottima attrice che in questo caso si conferma tale. Detto questo, ragazzi, niente, io direi che con questa rubrica dedicata al meglio di Netflix vi saluto per oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi qualche feedback, perché appunto siamo in fase di profonda sperimentazione. Sto decidendo attraverso questi video sperimentali cosa portare sul canale principale e cosa invece delegare al mio canale secondario, per cui tenetelo a mente quando mi darete un parere sulla cosa. Detto ciò, niente, se avete come anche voi cose da consigliare a me, come agli altri che leggeranno, fatelo attraverso i commenti, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!